Prima di cominciare, nel caso foste interessati ad acquistare un account modato per PS4 e Xbox One per questo nuovo DLC militare che sta per uscire, oppure nel caso aveste bisogno di soldi extra per la versione PC, potete trovare il link in descrizione. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere altre delle stronzatone che il mondo di GTA 5 ha ad offrirci. Voglio iniziare subito con un argomento che... Madonna, che argomento! Cioè, uno, appena lo nomino, uno dice ma ne parlano tutti, ma ne hai già parlato, ma questo, ma quello... Ma io voglio riparlarne! Voglio parlare dell'antisportività! L'antisportività è una delle cose più stupide, sicuramente, anzi forse anche la più stupida che abbia potuto fare Rockstar in tutta la sua schifosissima carriera. Schifosissima, adesso arrivano quelli ma come osi dire schifosissima questo? È ironico, va bene, è ironico, era per dire, ok? Allora, porca puttana, io capisco uscire da un'attività, mi viene antisportività perché esco da un'attività, non la completo, magari rompo il cazzo ad altri giocatori, sai, magari stanno anche facendo un colpo, io esco dall'attività, mi becco un alto grado di antisportività, ok? Il problema è che uno, tu non sai quanta antisportività hai, ok? È un sistema che è, non so, è organizzato in maniera incredibile, se vogliamo, veramente incredibile, perché non sai quanta cazzo di antisportività hai finché non diventi giocatore sospetto. E quando sei giocatore sospetto, se te ne accorgi che sei giocatore sospetto, la maggior parte delle volte devi star lì a fare missioni per ore e ore per toglierti sta cazzo di antisportività. Il fatto è che tu te ne devi accorgere di essere giocatore sospetto, perché se non te ne accorgi la prendi nel culo e diventi antisportivo. E ora, ok, la prima volta va bene, magari riesci ad uscirne facendo attività, cose del genere. A parte che gli antisportivi ora se ne trovano pochissimi su next gen e ancora meno su PC. Però ok, tu hai ancora qualche possibilità di uscirne. Però più sali, se tu diventi antisportivo di nuovo, raddoppia il tempo e così via ogni volta. Ok, quindi all'inizio 2 giorni, 4, 8, 16, 32, 64, puoi, cioè non è che c'è un limite, non c'è un limite, tu puoi teoricamente diventare antisportivo anche per 10 anni, in teoria, in pratica no, perché non hai il tempo, vabbè, adesso tutti i calcoli matematici, cose, però in teoria tu potresti diventare antisportivo anche per 10 anni, ok, cioè... Io non capisco, costava tanto mettere un cazzo di statistica che segnasse il grado di antisportività. Cioè, porca puttana, ma magari uno manco la sa sta cosa, magari uno manco lo sa che esiste e gli viene fuori scritto. Quando distrugge un veicolo personale, antisportivo, hai distrutto un veicolo personale, bla 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 bla, comportati bene, altrimenti, e poi basta. Altrimenti e non è dato sapere cosa. Cioè, uno che non lo sa, uno che è ignorante, magari dice vabbè, che cazzo succede, sarà una stronzata messa lì da Rockstar, sapete, a volte fanno ste cavolate. Uno va avanti a distruggere veicoli personali, porca puttana non so parlare, va avanti, a un certo punto si trova antisportivo così dal nulla, senza saperlo. Cioè, io ho detto, capisco ancora le attività, ok, se tu esci da un'attività senza completarla, però vabbè, un deathmatch, ok. Cioè, se io devo uscire per qualsiasi motivo, devo poterlo fare. E invece no, mi becco l'antisportività. E ora potrete dire, ma una volta capirai, una volta comunque tu puoi uscire, vabbè, ma se lo fai una sola volta perché ti capita, ok, non ti succede niente. No, è una questione di principio, porca puttana. Non è possibile, cioè se tu sei in una missione, o ancora meglio in un colpo, ok, o in una preparazione, che comunque se tu esci, gli fallisce la missione a tutti, ok, ti becchi l'antisportività ed è giusto, ma... Primo, uscendo da qualsiasi attività ti becchi l'antisportività, il che non è giusto. Secondo, distruggendo i fottutissimi veicoli personali. Cioè, tu puoi fare di tutto, ok? Non è quello il fatto. Non è il fatto tanto di distruggere i veicoli personali e che te la becchi distruggendo i veicoli personali. Il fatto è che il gioco promuove la distruzione di carichi, degli incarichi CEO, ok? Promuove la distruzione di questi carichi. Promuove la distruzione di veicoli, degli incarichi CEO sempre. Promuove tutte queste cose, ma non ti azzardare a distruggere un veicolo personale, altrimenti ti becchi l'antisportività. Che cazzo di senso ha? Ma poi capito, l'antisportività su un gioco come GTA, un gioco, uno dei giochi più antisportivi che esista, per le meccaniche di gioco, per il fatto che ti puoi suicidare, per tutto. E anche prendendo questo discorso, se tu ti suicidi per non regalare le kill, puoi farlo tranquillamente, anche se è una cosa antisportivissima, e
lo faccio sempre anche io, non voglio dire niente. Però al confronto, cioè, tu se ti suicidi a ripetizione per non regalare le kill, non sei antisportivo. Però se distruggi un veicolo personale, che magari è una Kuruma, ok? Magari è una Kuruma, che se tu o lo distruggi o ti fai ammazzare, sei una Kuruma blindata, no, ti becchi antisportività. Tu niente, devi stare lì a farti investire, devi perire a causa della Kuruma, perché non puoi distruggerla. Un'altra cosa di cui voglio parlare, che è stata rimossa col tempo su GTA Online, sono i fottutissimi furgoni blindati. Ora, era una cosa carina avere i furgoni blindati in giro per Los Santos, ok? Avevano qualche soldo dentro, che già, prima cosa, avevano pochissimi soldi, ok? Cioè, un furgone blindato che portava, non so, un furgone blindato porterebbe come minimo un centinaio di migliaia di dollari. No, portava, non so, tipo 5.000, 10.000 dollari se ti girava bene. Cioè, io capisco che mettere dei furgoni blindati che diano 100.000 dollari a botta non lo puoi fare, perché sbilancerebbero completamente l'economia, tra virgolette, del gioco, ok? Ma allora, rendili come missioni free mode. Avete messo gli eventi free mode, no? Rendile come missioni free mode un po' più difficili. Cioè, magari c'è sto furgone blindato che gira e ha la scorta, gli elicotteri intorno, di modo che sia una cosa difficile. Magari alcuni soldi vengono bruciati, vengono distrutti, sai, ma una parte riesci a recuperarla. Magari ti fai, non so, 30-40 mila dollari. Ci sono attività in free mode che danno queste cifre, ok? Era una cosa bellissima, era un'idea bellissima. No, sono stati rimossi e non sono stati mai più rimessi. È quello il fatto. Ma poi anche io voglio parlare prima di tutto del fatto che siano stati rimossi, ok? Ma come ho detto, voglio parlare anche del fatto che davano pochissimi soldi. Cioè, un cazzo di furgone blindato, porca puttana, ti dava pochissimi soldi. Che poi si potevano fare anche un casino di glitch con questi furgoni blindati. Quindi può essere che sia per quello che Rockstar li abbia rimossi, ma può essere anche per il fatto che era un po' illogica la cosa. Quindi può essere che siano stati rimossi anche per il fatto che effettivamente non aveva molto logica la cosa. Ma perché non li hai rimessi? Perché non li hai rimessi? Sarebbe una bellissima cosa. Ora, io capisco tutto. Capisco che Rockstar ami prendere per il culo i giocatori, ok? Io lo capisco, va bene? Mettendo stronzate che diano RP ma che danno talmente pochi RP, o stronzate che danno soldi ma che tirano talmente pochi soldi che sono un'emerita presa per il culo. Però, porca puttana, cioè, non so manco se la sappiate questa cosa. Allora, agli inizi di GTA Online la gente cercava tutti i modi per fare RP, per fare soldi in qualche modo, ma non solo guardando su YouTube, li cercava anche di per sé, ok? Però io capisco tutto, capisco qualsiasi metodo possibile e immaginabile per guadagnare RP. Però, come cazzo è possibile che cantando sotto la doccia guadagni RP? Mi è sembrata sempre una delle cose più stupide, idiote possibili che Rockstar abbia mai inventato. La 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 la. La 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 la. Oh, che bello, 20 RP. Ma vattela pian del culo, va. Porca puttana, so che ci sono un casino di cose indistruttibili su GTA, ok? So che non è un gioco al massimo della dinamicità, per esempio ai livelli di Battlefield, giochi del genere, ok? Va bene che gli edifici non siano distruttibili, va bene che i pali di legno siano indistruttibili perché è un classico di GTA, ma perché alcuni cespugli li devi fare indistruttibili? Perché? Cioè, qual è il senso in un gioco del 2013 di mettere alcuni cespugli indistruttibili? Ma mettili trapassabili! Un carro armato, un cazzo di carro armato che fa, vi ricordo che questa è un'altra cosa illogica, fa esplodere i veicoli andandoci sopra. Se tu vai addosso a un cespuglio, no, ti blocchi. Nella maggior parte dei cespugli ti blocchi perché sono solidi in un gioco del 2013. Ora, come ultimo argomento, io vorrei parlare degli inviti. Ma quali inviti in particolare? Voglio parlare in particolare degli inviti alle preparazioni dei colpi o ai colpi stessi. Santo Dio, se uno non ha un attimo di esperienza su GTA Online, quando viene invitato, non capisce se l'invito è
alla preparazione o a un colpo, perché la maggior parte delle volte, io agli inizi, quando erano appena usciti i colpi, che non ce ne capivo un cazzo nemmeno io, entravo sperando che fosse un colpo e invece era una fottutissima preparazione. Porca puttana che nervoso, perché se uno lo sa, ok, riesce a capire se l'invito è una preparazione o un colpo. Cioè, non è che lo riesce a capire, può presumere, ok? Però se uno non lo sa, la maggior parte delle volte, quando ti arriva un invito, ti viene fuori scritto invito a colpo, ok? Tu entri e dici, ah, bello un colpo, entri, dici, oh, mi faccio un po' di soldi, e poi ti arriva nel culo la preparazione! Perché vi spiego, ok, se uno va per continuare il colpo e avvia da lì, prima ancora che ci sia la cutscene, tutte quelle cose lì, quando deve continuare il colpo, uno va nell'appartamento e inizia ad invitare a caso i giocatori. Il bello è che non è che ti arriva invito preparazione, no, ti arriva invito colpo, è quello il fatto, tu non riesci a capire. Bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito e vi ringrazio molto come al solito per tutte le segnalazioni che mi arrivano nei commenti per cose di questo tipo e nel caso ne conosceste altri un aiuto è sempre gradito, statemi bene e noi ci rivediamo alla prossima!